Ciao a voi, eccoci, oggi è il 29 giugno, bellissima questa giornata dal punto di vista spirituale, oggi è la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, le colonne della Chiesa, i più grandi degli apostoli. Perché sono grandi? E cosa ci insegnano? Allora, qui sono davanti alla Chiesa di San Pietro, la chiesa parrocchiale di Castignano, vedrete anche lo zoom sul rosone, dove in mezzo al rosone, ai raggi del rosone, c'è la testa proprio di Pietro con la tiara papale. Ecco, ma a parte questo, a me piacciono Pietro e Paolo perché sono due persone innamorate di Cristo. Pietro, un pescatore del lago di Galilea, piuttosto ignorante, forse irruento, così passionale. Paolo, il colto. Paolo è lo scriba intelligente, quello che approfondisce le tematiche, che mette le basi della verità cristiana, che se non c'era Paolo probabilmente non avremmo avuto la teologia sulla Chiesa, sul Cristo. Allora, da una parte un uomo rozzo, diciamo così, ignorante, un pescatore del lago di Galilea, dall'altro un finissimo e invece intellettuale, ma tutti e due avevano una cosa che è meravigliosa: la passione e l'amore appassionato per Cristo, e hanno dato la loro vita, la loro esistenza, hanno dato tutto di loro stessi, hanno dato la famiglia, hanno dato la loro vita quotidiana, hanno camminato, predicato e hanno dato la vita, hanno dato fino a morire, martiri, tutti e due martiri nel 63-64 d.C. durante la prima persecuzione di Nerone. Una cosa di loro mi piace: il loro amore appassionato per Cristo. È questo che conta, fratelli e sorelle, è questo amore appassionato di cui non possiamo fare a meno. Ed è questo che ci insegnano gli apostoli Pietro e Paolo, ad avere la fronte alta e un cuore sconfinato d'amore verso Cristo, a non mollarlo mai, a non lasciarlo mai. Grazie, apostoli Pietro e Paolo, che ci avete dato l'esempio di tanta passione, di tanto ardore, di tanto tutto verso Cristo. Bene, questo volevo dirvi, soltanto un piccolo pensiero, una piccola pillola di amore appassionato che dobbiamo avere per Cristo. Non un amore slavato, un amore alla buona, un amore vero, un amore ardente, un amore zelante. Ok? Ciao a tutti. Io adesso vi vorrei dire buona settimana, e ve lo dico buona settimana. Poi, ormai sta per arrivare l'estate. Volete che ci lasciamo un attimino durante l'estate con queste pillole? Riprenderemo con calma dopo l'estate, anche se volete un po' di più tutti i giorni o più in là verso l'avvento, vedremo. Intanto per adesso facciamo una piccola sosta, poi tanto ci si rivedrà comunque. Ciao, un bacione a tutti, un abbraccio a tutti, che il Signore ci benedica, la Madonna ci accompagni e gli apostoli Pietro e Paolo ci infiammino del loro amore verso Cristo. Ciao a tutti!